voglio dimenticare niente. Non si può improvvisare. L'altra sera ho guardato Preferisco il paradiso e ho capito anch'io. Non dobbiamo essere tristi perché tu stai benissimo. Sarai qui da qualche parte con il tuo sorriso sornione a guardarci. Siamo noi che siamo stati privati dalla tua ironia, intelligenza, dal tuo senso sociale, dalla tua cultura, dalla tua bellezza e immaturità. Con quei capelli ribelli, finalmente diventati bellissimi, bianchi. Questo lutto è di tutti, Carlotta. L'hai detto con giusta ragione, perché noi non potremo mai consolarci con un'altra persona che possa somigliare neanche lontanamente a Gigi. Troppo speciale, troppo speciale. Energia pura sul palcoscenico, pigrizia brillante a casa, tira tardi a tavola con gli amici, generoso come pochissimi protagonisti, mai maschilista. Anche questo è un grande punto a tuo favore, sempre pronto a dare un consiglio, a correre in aiuto. Quando veniva in camerino da me dopo aver visto uno spettacolo, non entrava solo un amico, entrava il teatro, quello elegante, il teatro signore, il teatro sapiente, appassionato, sincero. E quando mi diceva sì, non era sempre così, qualche volta diceva anche no, ma quando mi diceva sì, io tiravo un sospiro di sollievo come se avessi ricevuto una laurea, perché sei sempre stato un maestro, non solo per i tuoi allievi, ma per tutti noi. Grazie, grazie di avermi dato l'onore della tua amicizia. Qualcuno ha detto che non si muore fino a che gli altri continuano a parlare di te. Beh, tu non morirai mai, perché nessuno ti dimenticherà. E io continuerò a tenerti stretto nel mio cuore, continuerò a dirti, come facevo sempre, sei un monumento, e continuerò a sentire la tua voce che con aria sornona rispondeva: un monumento, non tengo manco il cavallo. Questo è un giorno che io non avrei mai voluto vedere, qui nel tuo regno, al Globe Theater, nel teatro ideato da te, il teatro elisabettiano, il teatro del popolo, come amavi definirlo. E quando lo sognavi, verranno tanti giovani, dicevi, e ascoltandoti molti sorridevano, prendendoti anche un po' per artista. I giovani a teatro a vedere Shakespeare. Ed invece sono venuti i giovani a frotte, seduti per terra a guardare quella prima serata indimenticabile, Giulietta e Romeo, e dopo a gioire, a tremare per la tua immensa bravura e maestosità nel tuo indimenticabile Kin. Mi sembra di sentirti, ma chi io? Tu, uno straordinario, sensibile, umile, essere umano, appassionato alle sue figlie, all'arte, amico delle maestranze, rispettoso del pubblico, innamorato di Saghitta, amico con gli amici, un uomo sano, appagato giustamente dalla vita, un grande in tutto. E se vogliamo renderti felice, se vogliamo darti una piccola cosa in cambio di quello che ci hai regalato, mi rivolgo alla Fondazione Toti, che già ti ha dato la gioia di questo teatro insieme all'amministrazione comunale, a Walter Veltroni. Se vogliamo farti felice, dobbiamo fare in modo che non solo questo teatro abbia il tuo nome, ma che mantenga la tua direzione creativa, che si chiama Proietti. Ciao Gigi, ci vediamo presto.